Salve a tutti. Oggi parliamo di Outlast, un titolo survival horror sviluppato da Red Barrels e venduto su Steam a circa 19 euro. In Outlast impersoneremo un giornalista che con alcune spinte autolesioniste vuole introdursi all'interno di in un manicomio, comunque in un ospedale psichiatrico più volte aperto e chiuso, in seguito a vari problemi di sicurezza e nel quale sono successe diverse cose, diciamo, non proprio congrue, non proprio ideali, e quindi lui vuole entrare in questo edificio, in questo manicomio, per indagare. L'unica sua attrezzatura sarà una telecamera a mano, che ha la possibilità di attivare l'infrarosso, quindi per vedere nel buio. Questo è, diciamo, l'incipit col quale cominceremo Outlast. Sostanzialmente la trama va a spiegare quelli che sono stati gli avvenimenti, quello che è successo all'interno di questo ospedale psichiatrico, gli esperimenti che gli scienziati pazzi di turno hanno fatto sui pazienti e quindi le conseguenze catastrofiche che ne sono venute fuori. Il titolo è per un pubblico maturo, quindi è ricco di violenza, sangue dappertutto, budella sparse in giro, mostri abbastanza terrificanti e cose di questo tipo qua. Outlast è un titolo survival horror. Stiamo parlando quindi non di un titolo action nel quale dovremo sparare o comunque lottare con qualcuno. In Outlast non si combatte in alcun modo, non avremo armi, non avremo la possibilità neanche di reagire a certe situazioni. L'unica cosa che potete fare in Outlast sarà scappare e nascondervi. Questa è proprio la base di un po' tutti i generi survival horror, ovvero raccogliere risorse per riuscire a arrivare fino in fondo alla storia, alla trama, ma principalmente evitare il confronto, il contatto con i nemici, nascondersi nei luoghi adibiti. Ad esempio, in Outlast molto spesso troverete luoghi in cui nascondervi in armadietti o sotto il letto o dietro altri oggetti che coprono la vostra visuale, o magari dentro dei condotti dell'aria o cose di questo tipo qua. Outlast, diciamo, comprende anche il movimento stealth, quindi un gioco di luci e ombre nel quale ci dovremo muovere per evitare di essere visti dal nemico, anche se è, diciamo, abbastanza basilare come sistema, non funziona sempre, soprattutto per un fatto di orientamento ed esplorazione. Infatti nel gioco non ci sono delle mappe o delle indicazioni fisiche che ci permettono di orientarci in modo giusto. Dovrete basarvi soltanto sulla vostra memoria spaziale, sul vostro senso dell'orientamento, in quanto già il gioco è molto scuro, fatto di oscurità, di buio. I locali all'interno dei quali andremo a muoverci saranno pieni di oggetti abbastanza incasinati, alcune porte saranno aperte, altre saranno chiuse, non si capisce bene quelle che sono le vie, magari farete confusione nel momento in cui dovrete capire se una via l'avete già percorsa oppure dovete ancora percorrerla, e quindi mi dovrete un po' in difficoltà dal punto di vista dell'esplorazione, anche se gli sviluppatori hanno fatto un buon lavoro dal punto di vista della realizzazione delle mappe, in quanto nonostante sia un gioco guidato dall'inizio alla fine e non ci sono vie alternative per raggiungere un certo obiettivo se non quelle stabilite, comunque ci sono delle stanze, delle cose da scoprire, degli documenti, delle cose in più, diciamo, a contorno che danno un buon senso di ambientazione, danno una profondità all'ambientazione e la caratterizzano in modo abbastanza preciso rispetto a quello che è il tipo di gioco e il contesto, diciamo così. Un'altra cosa su cui gli sviluppatori si sono particolarmente concentrati è il movimento, ovvero saremo così abili e capaci di saltare degli ostacoli, un po' con stile parkour, anche se molto, molto raffazzonato, diciamo così. Potremo saltare in corsa degli ostacoli o buttarci dentro dei pertugi, passare in mezzo a una zona ristretta, o cose di questo tipo qua, aggrapparci a delle sporgenze in alto o saltare dall'alto in basso. Insomma, cose che sono state precisamente volute dagli sviluppatori proprio per aiutarci nel movimento e nell'esplorazione dell'ambientazione di questo manicomio. Il movimento è stato sviluppato e implementato abbastanza bene,
risulta essere abbastanza fluido e non complicato, non ci saranno troppi tasti da considerare e quindi non, raramente riuscirete, vi incastrerete da qualche parte o non riuscirete ad attivare certi tipi di azioni. Il tutto sembra comunque abbastanza fluido e questo si riscontra quando dovrete scappare. Molto spesso infatti i nemici vi vedranno, voi dovrete quindi scappare perché non potrete combattere e per cercare un nascondiglio o comunque per far perdere le vostre tracce, e quindi dovete correre all'impazzata, saltando porte, almeno sfondando porte con il braccio, con la spalla, saltando ostacoli, tavoli e cose così, per buttarvi magari sotto un letto o per chiudervi dentro un armadietto. In queste situazioni sono abbastanza tese e sono state realizzate bene dagli sviluppatori. I nemici in genere sono delle specie di mostri bruttissimi che in certi casi vi spunteranno davanti un po' per farvi prendere un colpo, così come è stato stabilito dagli sviluppatori, oppure semplicemente sorveglieranno delle zone e voi dovete cercare astutamente di muovervi di nascosto per evitare il confronto, altrimenti scomberete all'istante. In certi casi questi meccanismi di incontro dei nemici e di risoluzione di certi enigmi o di raggiungimento di certi obiettivi sono un po' ripetitivi. Molto spesso vi troverete a dover attivare un ascensore o un montacarichi, o per aprire una porta vi serviranno delle chiavi, e per conquistare questa chiave dovrete passare in una zona sorvegliata da uno o più nemici. Questo è un meccanismo che si ripete alcune volte, il che insomma dimostra un po' di poca originalità degli sviluppatori, proprio perché dovrete magari in un certo caso trovare appunto una chiave oppure una scheda oppure dei documenti oppure schiacciare un bottone per attivare un generatore o per trovare dei fusibili per attivare il montacarichi. Insomma, la proposta è leggermente diversa, ma il funzionamento è sempre uguale, quindi sono dei meccanismi leggermente ripetitivi ma che comunque non vanno a pesare troppo sull'esperienza generale del gioco. Parlando tecnicamente di Outlast, possiamo sottolineare una discreta realizzazione grafica, soprattutto grazie all'utilizzo del motore Unreal Engine 3, ben realizzati i giochi di luci ed ombre, anche se diciamo non ci sono, non è allo stato dell'arte, ovvero non è il massimo di quanto visto in altri giochi come nella gestione delle luci e delle ombre, ma comunque essendo il gioco molto più ombroso e scuro proprio per la sua ambientazione, per il suo contesto, diciamo che gli sviluppatori di Red Barrels hanno fatto un buon lavoro. Da notare anche un buon livello sonoro, sia dal punto di vista delle musiche incalzanti quando diciamo per farvi tenere alta la tensione, ma anche per il parlato dei personaggi, che sarà solo in inglese perché ci sono i sottotitoli in italiano, e dei rumori di sottofondo che aumentano così la caratterizzazione dell'ambientazione, del contesto, e vi fa tenere un po' alta il timore. Diciamo che comunque il gioco complessivamente ha una buona atmosfera. Però c'è da dire che, diciamo così, l'aspetto horror, l'aspetto così di paura, di tensione, parte bene all'inizio, cioè proprio molto fa impressione già da partire dall'inizio, ma va piano piano scemando lungo il corso di tutto il gioco, fino ad arrivare ad una fine nel quale non ci sarà più tanta tensione, almeno non sarà al livello dell'inizio, e riuscirete a passare i vari ambienti abbastanza semplicemente, senza troppi timori. Ecco, così un po' gli sviluppatori non sono riusciti a tenere un livello di tensione alto per tutto il gioco. Parte bene all'inizio ma va scemando alla fine. Stiamo parlando comunque di un gioco non troppo lungo, perché si va dalle 4 alle 5 ore, dipende da un po' come lo giocate, come affrontate gli ambienti, come risolvete certe situazioni. Comunque in generale è abbastanza corto. Purtroppo è anche un gioco non rigiocabile, in quanto essendo soltanto a single player, ha una campagna e non avendo altre alternative di gioco, quindi non c'è un livello di difficoltà e non ci sono vie alternative, non si può rigiocare in un modo diverso per avere un finale diverso o degli esiti nuovi. Il gioco quindi è semplicemente diciamo, stabilito dagli sviluppatori in un modo, e così si va giocato, e giocandolo ancora avviene sempre la stessa cosa, succedono sempre le stesse cose, quindi non è rigiocabile da quel punto di vista lì.
Altra cosa, nota negativa, è che la trama in sé, lungo il corso delle 4-5 ore di campagna, non è narrata benissimo. Va un po' a spezzoni, a tratti, certe cose, certi elementi sono stati buttati un po' così sul fuoco, rimangono un po' sospesi, ma non vengono approfonditi. Certi personaggi che incontrerete magari saranno utili, ma non capirete bene qual è il loro senso di stare lì, non capirete qual è, da dove vengono, cosa servono e cose così, insomma. Ci sono dei buchi nella trama e non è proprio ben approfondita, ed è anche un po' banale, diciamo così, sempre la solita storia degli esperimenti proibiti, del risultato catastrofico, insomma, così. Giudicando complessivamente Outlast, direi che è un buon titolo per chi ama il genere survival horror. Come detto prima, parte bene come tensione, ma va scemando lungo la campagna. È abbastanza breve, ma comunque offre un buon livello di gameplay, gameplay ovviamente legato al survival horror. L'ambientazione è buona, l'atmosfera è buona, la realizzazione tecnica è di buon livello, quindi generalmente, se vi piace il genere e magari state aspettando il nuovo Amnesia o volete qualcosa da giocare dopo aver giocato Amnesia, direi che Outlast è un buon titolo su cui puntare, magari quando anche Steam ne farà un'offerta, ne sconterà il prezzo. Direi che è un buon titolo su cui puntare, su cui attendere un qualche buono sconto. Quindi io comunque spero che il titolo, il gioco e il video vi sia piaciuto. Lasciate un commento qui sotto al video, poi sapere se avete giocato Outlast, come vi è sembrato, se vi ha fatto paura, se non vi ha fatto alcun effetto, se magari lo giocherete o non vi avvicinerete proprio neanche lontanamente a questo tipo di titoli. Iscrivetevi al canale per altri contenuti di questo tipo e noi, come al solito, ci vediamo alla prossima.